Io parto dalla constatazione che l'età giovanile è un'età culturale, che non è definita né biologicamente né per altre caratteristiche, ma da elementi presenti nella cultura sociale. E spesso ciò che noi chiamiamo disagio giovanile non è nient'altro che il riflettersi di alcuni caratteri della cultura sociale nel percorso di crescita delle nuove generazioni. In particolare in questa fase storica, gli elementi che si riflettono maggiormente nel produrre questa forma di disagio giovanile sono alcune trasformazioni che a suo tempo sono state introdotte dalla modernità, che ha di fatto inserito nel cuore stesso delle persone alcuni caratteri della distruttività che aveva eliminato dal contesto dell'organizzazione sociale e così via. Dall'altro lato è l'aver sradicato completamente l'orizzonte delle persone da qualsiasi elemento di trascendenza, quindi qualsiasi dimensione etica che non fosse legata alla razionalità strumentale, all'utilità immediata. Poi dall'altro lato ci sono dei fattori invece dovuti a questa fase storica, che noi stiamo uscendo dalla modernità per entrare in un'epoca che non ha ancora un nome, e questi fattori sono, primo, la trasformazione della temporalità, per cui abbiamo perso la non temporalità, cioè la capacità di vivere il presente in rapporto al passato e al futuro, quindi vivere il tempo come storia, ma abbiamo sostituito questa temporalità con un tempo spezializzato, cioè un tempo fatto di momenti separati l'uno dall'altro che non si interconnettono in una trama, e quindi questo significa una persona che vive tutti i momenti della sua vita come sganciati e che elabora delle identità multiple spendibili in uno di questi momenti, senza più paradigmi come la coerenza, l'unitarietà dell'identità personale, della vita e così via. E un altro degli elementi che incide poi nella formazione giovanile è quello della liquefazione dei legami comunitari, del rapporto con il territorio, e quindi quelle forme di individualismo che in qualche modo sganciano la persona da ogni aggregazione. Ecco, queste aggregazioni territoriali sono state sostituite da altre di carattere virtuale. Ecco, tutto questo ci consegna un giovane che vive senza una bussola, senza un orientamento, all'interno di un politeismo etico in cui stenta spesso a capire il confine tra il giusto e l'ingiusto, il bene e il male e così via.